Ready, set, go! Yeah, since today in trasferta a Lake Louise, vediamo come farsi una frattura multipla. Questo non è pattinaggio Nicassio, questo è tipo pronti per un giro di pista sul lago di Lake Louise con i pattini, sempre rischiando al massimo la vita dell'iPod Touch. Here we go. Tanto la cornice scenografica non è affatto male, è andato un po' via il sole. C'è anche Nicasso che sta camminando sul ghiaccio. Magari potremmo beccarlo in una caduta estemporanea. È ghiaccio naturale, assolutamente irregolare. Faticosissimo sciare su questa cosa. Patinare, ovviamente, c'è anche il castello di ghiaccio. Qui siamo al Fairmont di Lake Louise, che è il compagno del nostro albergo di Banff. C'è chi pattina molto meglio di me, obviously. Sunshine! Ah, stai registrando? Nevischio a sciare con la Simo. Live from Canada! Live, ci siamo tutti. Letizia Cassinelli, fai un gesto per favore. Now! Addio! Fa giusto un attimo di vento. C'è un po' di venticello. Giusto hanno chiuso tutte le seggiovie, si scia solo qua, ma va bene. Vorrei essersi qua, eh? Potrei fare consueto filmino del giorno. L'addio nel boschetto. Qua posso permettere. È ancora viva? Viva, per poco. Dopo questo pianoro di 2 chilometri. We are in heaven. Bene. In heaven? Paradiso. Ci siamo. Com'è che era unload, scusami? Unload neve fresca? Neve fresca. Questa praticamente, quella dove sto per finire. Vai Simo! Meglio! Nel boschetto. Facciamo passare. Maybe. Cambiato sci da ieri, tra l'altro ieri. Devo ricordarmi di questi, non, come cazzo si chiamano. Sono veramente belli, ancora una volta. E con questo ci dirigiamo alla montagna del Caprone, non so, insomma, quella inglobata nelle nubi tempestose. Addio, benvenuti a tutti, Science Today in trasferta. Addio, in trasferta addio in Canada. Qui siamo al comprensorio di Norquay, ho appena fatto la Rob Run. Adesso ci facciamo una run, rischiando la vita del iPod Touch di Chiara. Ready, set, go! Il pack è piuttosto duro oggi. Ma ce la viaggiamo alla grande! Mi si stanno ghiacciando le mani, per poco mi cade! Non c'è un cazzo di nessuno! Mi hanno pelato $70 comunque per venire a sciare qua! Caution! Stop! Working at a nightclub that was called the Avenue. The barman used to call her Little Lisa Looney Chin. She went down on almost anyone. The
from the hard time living till the Chelsea days. From when her hair was sweet blonde till the day it turned gray. She said, L-I-F-E-G-O-E-S-O-N. You got more than money and sense, my friend. You got heart and you're going your own way. L-I-F-E-G-O-E-S-O-N. What you don't have now will come back again. You got heart and you're going your own way. Like a map on their face. And Joey was an artist just living out a case. But his best word was his letters home. Extended works of fiction about imaginary success. When chorus girls and neon were his closest thing to friends. But to a writer, the truth is no big deal. And from the hard time living to the sleepless nights and the black and blue body from the weekend fights, he'd say, L-I-F-E-G-O-E-S-O-N. Got more than money and sense, my friend. You got heart and you're going your own way. L-I-F-E-G-O-E-S-O-N. What you don't have now will come back again. You got heart and you're going your own way. Last night on earth, I won't lift to the sky. Just breathe in the air and blink in the light. My last night on earth, I pay a high price to have no regrets and be done with my life. L-I-F-E-G-O-E-S-O-N. Got more than money and sense, my friend. You got heart.